Dal libro del Siracide. Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore retto e sii costante. Non ti sbarrire nel tempo della seduzione. Sta unito a Lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose, perché con il fuoco si prova l'oro e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. Segui la via diritta e spera in Lui. Quanti temete il Signore, aspettate la sua misericordia, non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in Lui, il vostro salario non verrà meno. Voi che temete il Signore, sperate i suoi benefici, la felicità eterna e la misericordia. Considerate le generazioni passate e riflettete. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato ed è stato da lui trascurato? Perché il Signore è clemente e misericordioso, rimette i peccati e salva al momento della tribolazione. Guai a voi, cuori pavidi, e alle mani indolenti, e al peccatore che cammina su due strade. Guai al cuore indolente perché non ha fede, per questo non sarà protetto. Guai a voi che avete perduto la speranza, la pazienza. Che farete quando il Signore verrà a visitarvi? Coloro che temono il Signore non disobbediscono alle sue parole, e coloro che lo amano seguono le sue vie. Coloro che temono il Signore cercano di piacergli, e coloro che lo amano si saziano della legge. Coloro che temono il Signore tengono i pronti i loro cuori e umiliano l'anima loro davanti a Lui. Gettiamoci nelle braccia del Signore e non nelle braccia degli uomini, poiché quale è la sua grandezza, tale è anche la sua misericordia. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Non ci sono quasi parole, penso, per meditare e commentare questo brano, a mio avviso molto, molto bello, molto profondo. O meglio, per meditarlo adeguatamente occorrerebbero assai profonde e lunghe considerazioni. Chiaramente chiediamo allo Spirito Santo poi di far risuonare nel nostro cuore, portandoci, come faceva Maria Santissima, questa parola nel cuore, ecco, per custodirla, per ritornarci, ecco, per lasciare che ci fecondi, ecco, ci intrida, ci animi, ci trasformi dal di dentro, ecco, ci trasmetta, ecco, tutto veramente il carico immenso di sapienza che contiene. La prima cosa, che dà anche un po' il titolo alla meditazione odierna: se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Siamo nel tempo di Pasqua, quindi è un tempo di gioia, un tempo che manifesta la vittoria di Gesù sul male, sulla tentazione, su ogni realtà di morte. Ecco, sappiamo però che a questo tempo ci siamo arrivati dopo il tempo della Quaresima, che comincia proprio mostrandoci Gesù nel deserto tentato, anche Lui. Dobbiamo sempre tenere presente, questa è la sapienza che viene dall'alto, testimoniata dai libri sapienziali, ma anche ratificata e
ancora di più sottolineata da Gesù nel Vangelo, che noi viviamo in questa dimensione, le nostre anime che a noi sembrano a volte anche piccola cosa. C'è il Salmo 8 che dice: ma che cos'è l'uomo, Signore, perché tu te ne curi? Ma possibile che siamo così importanti? Sembra che siamo così importanti, perché nostro Signore Gesù Cristo è morto in croce per noi. Nostro Signore Gesù Cristo passa ininterrottamente, noi non ci pensiamo, al tempo nei nostri tabernacoli, per stare con noi una minoranza assoluta del tempo che sta nei tabernacoli, e da molti è completamente ignorato e non riconosciuto, solo per fare qualche esempio. Ma pare che siamo anche tanto importanti per il diavolo, scatena il finimondo, pur di portarsi un'anima sola all'inferno, pur di allontanarci come può da Gesù. E questo stato, ecco, di tensione, come dire, di contendimento della nostra anima, è una profonda verità di fede. In mezzo c'è il lago della bilancia della nostra libertà. Qualche volta ci capita che noi ci sentiamo tirati, certamente con violenza, da ciò che ci porta verso il basso, con soavità e dolcezza che a volte è tanto soave e dolce da non essere da noi presa in considerazione, proprio per questa soavità e dolcezza che sono le ispirazioni che vengono dall'alto, sono sempre delicatissime, come proprio dello stile di Dio, rispettose della nostra libertà, del nostro dover necessariamente essere noi, ecco, gli artefici del nostro destino, chiamiamolo così, in senso ovviamente lato, in senso non stretto, della nostra vita, del destino della nostra esistenza terrena e anche ultraterrena. Quindi chi vuole seguire Gesù sarà tentato, perché se è stato tentato il nostro maestro, saremo tentati anche noi. E questo è un dato di fatto che dobbiamo sempre tenere in considerazione, ricordando le cose che vengono dall'alto sono sempre dolcissime. Quando c'è un pio pensiero, mettiti un po' a pregare, vai a sta adorazione, fai quest'opera buona, e noi lo avvertiremo sempre come qualcosa di delicatissimo, quasi impercettibile. Ed è per questo che raramente queste ispirazioni vengono assecondate, e che grande merito è quando noi le assecondiamo. Quando invece sentiamo la tentazione, noi sentiamo proprio un qualche cosa che ci tira, che ci più che affascina, proprio che quasi che ci vincola, che ci lega, che ci trascina, ecco, e a cui resistere si fa fatica. Ecco, mentre è difficile assecondare una buona ispirazione, al contrario è facilissimo assecondarne una cattiva, ed è invece difficilissimo resistervi, come invece è piuttosto, è al contrario, facilissimo non assecondarlo una buona ispirazione. Ecco, c'è sempre questo gioco degli opposti contrari, no? E tra la via del bene e la via del male. Allora qui ci sono alcune istruzioni, ecco, per chi vuole percorrere un cammino di sequela, di santificazione, anche molto semplice, ecco, anche. Non dobbiamo sempre tenere presente con le grandi opere, le grandi austerità, i grandi esempi dei grandi santi. Ecco, Papa Francesco ci ha ricordato nell'esortazione che ho risultate che ci stanno tanti santi della porta accanto, no? Quindi persone che non hanno avuto un'esistenza strepitosa, con tale da attirare riflettori, clamori, ecco, per la grandezza delle opere, delle preghiere, penitenze o cose di questo genere. Ecco, però anche il santo della porta accanto deve percorrere queste cose, anzi forse sono anzitutto per lui. Abbi un cuore retto e sii costante. Io non faccio altro che dirlo a piccoli e grandi: il cuore retto. Retto vuol dire che è sincero, specialmente davanti a Dio, che si interroga davanti a Lui
che davanti a Lui prende le decisioni. Avendo imparato questo grande gesto di maturità, mi metto davanti al Signore, davanti a Lui decido con rettitudine di cuore, senza ipocrisia, senza doppiezze. Lo dicevo oggi pomeriggio ai miei cari ragazzi. Un cuore retto è sì costante. Ah, senza la costanza non esiste nessun cammino di santificazione. E quello che nel cuore decidiamo essere bene fare per iniziare un cammino, meglio poco ma costante, piuttosto che troppo ma a corrente alternata, perché la costanza è il segreto della santità. Stai unito al Signore senza separartene. Questo è il punto principale della nostra vita cristiana, cercare l'unione con Dio, che è il tesoro più prezioso. Questo non si può perfettamente vivere se non si impara a pregare. In questi momenti che trascorriamo davanti all'Eucaristia, specialmente il silenzio che seguirà a queste brevi considerazioni, siano valorizzati. Noi dobbiamo imparare a pregare col cuore, a vivere la preghiera profonda, a dialogare con Gesù, per cercare in esso il segreto della nostra forza e della nostra unione con Lui. Altro grande segreto: accetta quanto ti capita, perché dietro quello che ci capita noi dobbiamo imparare a vedere sempre la volontà di Dio, sia quella intenzionale quando vuole qualcosa, sia quella permissiva quando la permette comunque per il nostro bene. Sii paziente nelle vicende dolorose, perché il fuoco si prova con l'oro. Con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. Ecco, è un anticipo alle parole di Gesù: chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ed un eco anche delle parole che la Madonna avrebbe detto a Fatima, che la pazienza, cioè la serenità nell'accettare con amore le sofferenze della vita, ci porta in cielo. Altro segreto: affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. Ed è bellissimo poi quanto si dice: sta attento, chi mai ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? Nessuno. Chi ha perseverato nel suo amore ed è stato abbandonato? Nessuno. Sono tutte domande retoriche. Chi lo ha invocato ed è stato da Lui trascurato? Ma assolutamente nessuno. E quanti temete il Signore, non deviate per non cadere. Segui la via diritta e spera in Lui. Se ti affidi a Lui, stai tranquillo che Lui ti aiuterà. E spera da Lui. Ultimamente sto tenendo una serie di catechesi molto belle, non certamente per chi le tiene, ma per l'oggetto, sulla speranza di Maria Santissima. Questa bellissima virtù teologale, no? Meravigliosa. Tante volte ho ricordato anche le bellissime catechesi che ha fatto Papa Francesco sulla virtù della speranza qualche mese fa, che sono da ascoltare, no? Sperate, la speranza è cosa? I benefici, le grazie che il Signore ci dà. Possiamo sperarne quante ne vogliamo, certi che ce le darà. Speriamo la felicità eterna e andare in paradiso, perché il Signore ci vuole con Lui. Speriamo la sua misericordia, che possa stendersi su tutte le righe storte della nostra vita, su tutte le volte che o abbiamo peccato usando male la nostra volontà, o abbiamo sbagliato, ecco, perché non ben informati, non ben formati, ecco, perché la nostra intelligenza non era in grado di rendersi conto che stavamo facendo delle stupidaggini, perché non ce ne rendevamo conto, purtroppo. Poi la seconda parte del brano che abbiamo ascoltato, ecco, come dire, minaccia una serie di guai, se ci abbiamo fatto caso, a tutti gli atteggiamenti contrari rispetto a quelli che abbiamo già visto, e che speriamo di poterli lasciare
ad altri, quindi non essere diretti a noi. E invece ricordiamo con l'ultima parte del brano che coloro che temono il Signore, abbiamo visto durante la scorsa santa la bellezza del timore del Signore, il primo capitolo del Siracide, cercano di piacergli. Quanto sarebbe bello se noi in ogni cosa ci chiedessimo e ci adoperassimo per piacere a Gesù, e coloro che lo amano si saziano della sua legge. Quindi, come diceva Gesù nel Vangelo, no? Se mi amate osservate i miei comandamenti. E San Giovanni diceva nelle sue lettere: chi dice lo conosco, lo amo, non osservo i suoi comandamenti, è un bugiardo, non è vero. E infine, e qui vediamo al termine di questa meditazione un ritratto vivo della Madonna, no? Coloro che temono il Signore tengono pronti i loro cuori in qualunque momento, qualunque cosa mi chieda. Sembra di vedere Maria nell'Annunciazione, no? E umiliano l'anima loro davanti a Lui. Ha guardato l'umiltà della sua serva, questa virtù che è l'umiltà che è tanto gradita al Signore. Ecco, e infine una massima di grande sapienza: gettarsi nelle braccia del Signore, e non per carità nelle braccia degli uomini, per carità. Gli uomini, anche quelli che ci vogliono bene, anche quelli che sono ben disposti, sono comunque creature come noi, sono deboli e possono essere incostanti, possono a volte tradirci, non per cattiveria o perché ci vogliono male, ma per paura, per debolezza, per tante cose. L'unico che non delude mai, diceva San Giovanni Bosco, l'unico che non ci tradisce mai, l'unico che è sempre con noi, è il Signore, che possiamo sempre gettarsi fra le sue braccia, mai in quelle degli uomini. Ecco, non perché dobbiamo essere misantropi, ecco, ma perché dobbiamo essere certi che la roccia del nostro cuore, come dice il Salmo, è Dio, ora e sempre. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.